Supersite 10 consente di inserire e gestire una selezione di prodotti del tuo negozio che sia direttamente visibile nella home del sito web. Questo ti permette di mostrare una lista di prodotti del negozio da te selezionata, utile a focalizzare l'attenzione sulla campagna specifica che si svolge in quel momento, ad esempio ricorrenze particolari, promozioni e tanto altro. Per iniziare, accedi a Supersite. Clicca l'icona Aggiungi una sezione qui, presente sul bordo superiore ed inferiore di ogni sezione già inserita. Dall'elenco degli elementi a sinistra, clicca la voce Negozio. Scegli Prodotti in vetrina. L'elemento è così inserito all'interno della pagina. Puoi anche inserire i prodotti in vetrina seguendo un'altra procedura, tramite il menu superiore. Clicca sulla voce Aggiungi il contenuto presente nella barra in alto. Clicca Aggiungi il widget. Dalla lista dei widget, selezionare Prodotti consigliati presente nella sezione Negozio. L'elemento è così inserito all'interno della pagina. Da questo momento è possibile fare in modo che vengano presi in considerazione determinati prodotti piuttosto che altri, semplicemente indicando il tag relativo ai prodotti da visualizzare. Per maggiori informazioni sulla gestione dei tag, ti consigliamo di consultare il tutorial dedicato. Per modificare l'elemento inserito, cliccaci sopra. Dalla finestra che si apre, inserisci i valori per i campi testo etichetta. Indica un titolo per la sezione che sia visibile nella pagina. Tag prodotto. Scegli dal menu a tendina uno dei tag proposti. I tag di tale elenco vengono recuperati dai prodotti inseriti nel negozio nei vari campi tag. Risultati prodotto. Scegli il numero di prodotti visibili. Poi clicca su pulsante Salva per confermare le impostazioni. Nel caso tu voglia rimuovere il widget, clicca sull'icona indicata. Se vuoi inserire all'interno delle pagine una lista di prodotti del negozio da te selezionata, clicca sulla voce Aggiungi il contenuto presente nella barra in alto. Poi clicca su Aggiungi il widget. Dalla lista dei widget puoi selezionare Lista prodotti presente nella sezione Negozio. Trascina l'elemento in questione all'interno della pagina nella posizione da te desiderata. Per gestire la lista, clicca sull'elemento e scegli se mostrare o meno il campo per l'ordinamento dei prodotti. Infine, salva tutto.